Buonasera, avete avuto problemi sulle cose della settimana scorsa? Domande particolari? No, avevo avuto il tempo di poter. Certo, infatti secondo me dovremmo fare anche dei compiti a casa, roba del genere, solo che per ora è soltanto proprio all'inizio la struttura del linguaggio, quindi la cosa diventa difficile, cioè inventarsi anche gli esercizi. Comunque la settimana scorsa siamo arrivati fino al map reduce, se non mi sbaglio, giusto? Il filter non l'abbiamo visto, giusto? Ok, allora manca il filter e dopo facciamo la parte più divertente che sono gli oggetti. Che con quello poi si fa tutto il linguaggio. Allora, che cos'è il filter? Il filter è una funzione che mi permette di creare una lista che contiene soltanto determinati elementi di un'altra lista applicando appunto un filtro. Ok, e il filtro è una funzione che io passo come callback. Le callback sono alla base di tutto in JavaScript. Allora, facciamo finta che io faccio una lista che si chiama con dentro dei numeri, non so, vediamo, non so, oggi non riesco a scrivere. Ok, allora, i numeri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, voglio la mia lista, voglio una lista... non lo so, vediamo B, anzi diciamo A.filter. Allora, filter prende una funzione, abbiamo detto. Che funzione gli diamo, per esempio? Quella che ci dice se i numeri sono pari o dispari. Quindi mi dà indietro soltanto o i numeri pari o i numeri dispari. Quindi qua dentro la filter prenderà una funzione, la definisco direttamente qua, che come input prende num, che è un numero appunto della nostra lista che abbiamo creato, e restituisce, vediamo, restituisce num modulo 2, dovrebbe dare 0, 1, giusto? Quindi true o false per noi. Ok, vediamo se ho scritto tutto giusto, perché all'inizio della settimana, allora, esegui. Perché non mi vede, non mi mostra niente? Ah? Ah, c'è. Esegui. Forse devo fare... scusatemi. Ci vuole il console debug come al solito. Console debug via. A questo punto, visto che filter non tocca l'array originale, io devo scrivere var b uguale a di filter eccetera eccetera, e qui in console debug scriviamo B. Allora, adesso facendo esegui vedete che la funzione mi restituisce esclusivamente un array con tutti i numeri dispari, appunto 1, 3, 5, 7, 9. Come possiamo fare per avere la stessa funzione che restituisce solo i numeri pari? Di pari 1. 1? Ah no, uno credo di no, perché modulo 1 no, sbagliato. Fai return num modulo 2 più 1. Num modulo 2 più 1, sì. Cioè lo scriviamo così per intenderci. Aspetta, scusa. No, dentro return non lo puoi fare. Tanto il modulo ha la priorità, no? Certo, cioè 2 più 1. Però in questo caso funziona, ma. Come? In questo caso funziona. Però se non fossero... Ma secondo me così non funziona, perché appunto me le restituisce tutti. Perché me le restituisce tutti? Perché a volte il modulo num modulo 2 fa 0, più 1 fa sempre 1, quando già fa 1 più 1 fa 2, quindi è sempre true, siete d'accordo? Quindi il filter viene applicato in continuazione, viene sempre passato. No, bisogna negare il risultato del modulo semplicemente, quindi faccio un bel not con il punto esclamativo come l'ho visto la prima lezione. Faccio esegui e adesso mi viene dietro i numeri pari. Ho messo not, aperta tonda, ok. Bene, allora, questa era l'ultima delle funzioni comode che abbiamo sulle stringhe. Abbiamo visto la settimana scorsa map, reduce, adesso filter, e cosa abbiamo visto? Lo slice l'abbiamo visto, giusto? Sì? Il sort e il for each. Ve li ricordate più o meno? Perché adesso li useremo tutti. Ok, adesso
allora passiamo a una delle cose più importanti del... Allora, come in tutti i linguaggi di programmazione, ci sono le due strutture fondamentali, sono gli array e quelli che normalmente si chiamano dizionari, praticamente degli array associativi. Cioè, mentre gli array normalmente come chiave hanno la posizione dell'ennesima dell'elemento nella lista, quindi nell'array, gli array associativi hanno una chiave che viene utilizzata per ritrovare l'elemento all'interno della memoria. Ok? In JavaScript queste cose si fanno con gli oggetti. Vediamo un po' come si definisce un oggetto. Non so, A uguale, l'oggetto si definisce con aperta chiusa graffa. Se vi ricordate, gli array si definiscono con aperta chiusa quadra, giusto? Gli oggetti si definiscono con aperta chiusa graffa. Questo è un oggetto vuoto. Se io faccio console debug di A e faccio esegui, cosa è successo? Cosa ho scritto? Missing punte virgola. Scusate, ho messo due punte virgola. No, ho sbagliato io, mi è sfuggito. Infatti, facendo così, vedete cosa mi restituisce la console. Un oggetto mi dice appunto che è un tipo oggetto e poi apre e chiude la graffa e dentro non c'è niente perché è un oggetto vuoto, quello che abbiamo creato. Allora, negli oggetti noi possiamo mettere gli attributi, ok? Ci sono varie sintassi per farlo. Le vediamo tutte perché dipende dalla situazione, una può venire più comoda di un'altra. Esempio. Già in fase di inizializzazione io posso scrivere A uguale aperta graffa, poi si mette il nome dell'attributo. Per esempio, facciamo finta che io sto facendo un oggetto che contiene, non so, un'automobile. Ok, quindi voglio mettere dentro la marca, il modello e la velocità massima. Allora, l'attributo si scrive appunto, non so, marca, due punti, guardate, l'ho messo senza virgolette perché in JavaScript è consentito per gli attributi degli oggetti, se no normalmente si mette con le virgolette o doppio singole, come una stringa, ok? Marca, e però poi il valore, se è una stringa, si mette tra virgolette, quindi marca, per esempio, che ne so io, Ferrari, ok? Sempre punto e virgola in fondo. Adesso se io eseguo, il mio object contiene un attributo che si chiama marca, il valore è Ferrari. Lo vedete? Si vede, no? Ok. Per mettere più attributi durante la fase di inizializzazione si separano con la virgola. Io normalmente faccio nome, due punti, valore, vado a capo, indento correttamente e metto il secondo. Cioè, non so, velocità... Bel max, max speed, ma non max speed, più speed, e metto, non so, in questo caso è un numero 380, che sarebbe in chilometri orari. Se adesso eseguo, chiaramente il debugger, la console, mi dice che ha dentro due parametri, marca e max speed. Attenzione che a differenza degli array, dove quando io metto dentro dei valori in una determinata posizione, quella è la posizione assoluta dell'elemento, in questo caso per ora mi risalgo nell'ordine in cui l'ho specificato io, ma non è garantito. Cioè poteva benissimo essere che max speed mi fosse mostrato prima di marca, magari adesso più avanti, man mano che metteremo altri valori, può essere che cambino. Perché questo? Perché in un oggetto, e quindi diciamo in un array associativo, non ha importanza l'ordine, ha importanza la chiave. La chiave può essere definita una volta sola, quindi se io scrivo per esempio, ancora qui, metto max speed un'altra volta e metto 399, cosa succede se faccio esegui? Che la seconda definizione di max speed mi va a sovrascrivere la precedente e quindi io ho perso 380. Allora, questa è la definizione degli attributi di un oggetto in fase di creazione, di inizializzazione dell'oggetto stesso. Una seconda volta è questo. Allora, una volta che ho già un oggetto, quindi in questo caso il nostro oggetto contiene già i due elementi, uno lo tolgo perché tanto è inutile, questo lo eliminiamo. Ok, ha dentro marca e max speed, magari voglio metterci, che ne so, il numero di marce, ok? Un altro modo per farlo è fare A aperta quadra
qua dentro ci metto il nome della chiave che può essere, cioè in questo caso per noi sarà una stringa. Però attenzione che in JavaScript può essere qualsiasi cosa, può essere una funzione, può essere un numero, quello che volete. Però in questo caso io lo chiamo marce e il valore si mette dopo le parentesi quadre, non so, 7 marce, non so se la Ferrari ha 7 marce, ma va bene. Quando faccio esegui, vedete che mi ha aggiunto anche le marce, 7 marce. Ok? Non ho capito io. Cosa? Cos'è che non è chiaro? Non ho capito, nel senso che tu dopo hai fatto A marce. Sì, uguale 7. Come se fosse un array. Esatto, ma è un array che vedi che non ho dato un numero, gli ho dato una chiave. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che questo è come se scrivessi marce 2.7 in questa zona qui. Quindi non è un array. Come? Quindi non è un array. Non è un array, è un array associativo, un dizionario questo qua. Gli array li abbiamo visti fino alla settimana scorsa. Infatti molti metodi della settimana scorsa non funzionano qua con gli array associativi. Ce ne sono degli altri anche divertenti. Altro modo ancora per accedere agli attributi oppure per cambiare i valori o aggiungere degli attributi e usare la dotted notation, cioè A punto, per esempio colore, in questo caso è come se io accedessi a un attributo della classe A, dell'oggetto A, rosso, ok? In questo caso chiaramente lo metto anche questo tra virgolette perché per me il rosso è una stringa. Ho settato colore ad A. Sarebbe come fare A aperta quadra, virgolette, colore, chiusa quadra, è la stessa cosa. Ok, se adesso eseguo, mi appare anche colore, vedete? Marca, max speed, marce e colore. Ok. Bene. Più o meno sono queste le modalità standard che si usano. Ma perché ce ne sono così tante? Facciamo un esempio. Facciamo finta che io voglia un attributo che si chiama modello auto e lo voglio scrivere così. Voglio scrivere appunto modello meno auto è uguale a F40, per esempio, no? Allora, questo mi dà un errore di sintassi. Perché mi darebbe un errore di sintassi? Perché il meno è un operatore matematico. Quindi non posso scrivere modello meno auto, però è un nome di variabile o di attributo valido. Quindi gli unici modi per mettere un attributo con un meno all'interno è scriverlo in quest'altro modo. Questo da errore di sintassi lo commento perché sennò poi c'è errore. Scrivo errore di sintassi. Lo scrivo così, potrei scrivere aperte virgolette, modello auto uguale F40. In questo caso me lo lascia fare, perché essendo una stringa tra virgolette posso scrivere una cosa del genere. Se lo eseguo, infatti, mi ritrovo l'attributo modello auto che lui mi mette senza virgolette, perché tanto è una visualizzazione, ci sta almeno, F40. Ok, quindi abbiamo ancora tutti gli attributi che avevamo messo fino adesso. Ok, allora, vi ricordate che abbiamo detto che in JavaScript tutto è un oggetto. Praticamente tutto è un aperta chiusa graffa. Quello che io ho chiamato fino adesso array associativo in realtà è l'oggetto, il fondamento di JavaScript. Infatti, un altro modo per scrivere questa riga va a uguale aperta chiusa graffa in realtà è a uguale new object con la O maiuscola, così come c'era new array con la A maiuscola oppure new string, c'è anche new object con la O maiuscola. Ok, normalmente il new object non si utilizza, io ve lo faccio vedere giusto per capirci. Questo, l'aperta chiusa graffa per JavaScript è un oggetto,
Allora, però sinteticamente è più chiaro, cioè certo. Chi ha assume un valore di... è più chiaro, ma normalmente tu o lo scrivi così con le aperte chiuse grafo, perché lo stai definendo e dopo dovrai metterci delle cose a runtime, per esempio, oppure lo scrivi già così perché lo preinizializzi. È difficile per una cosa, scrivi un sacco di caratteri per il programmatore JavaScript, che tra l'altro quando uno scrive in JavaScript la dimensione del file è importante perché verrà scaricato da internet, no? Quindi si cerca anche di risparmiare qualche carattere, perché la somma di tutti i caratteri risparmiati fanno diversi K, e quindi quindi normalmente non si usa, però si può fare, è perfettamente lecito, no? Ok, allora, l'oggetto, dimmi. Perché qui non hai messo var a uguale new object? Perché var l'avevo già definito qua in cima, var, quindi visto che ho usato la stessa variabile, la prima volta è comunque obbligatorio. Allora, in JavaScript non è obbligatorio scrivere var, a meno che tu non usi la modalità, che la vediamo dopo, in modalità strict. Cioè, in modalità strict il debugger ti rompe le palle, perché vanno definite tutte le variabili. Se ti dimentichi funziona lo stesso in JavaScript, è molto tollerante, è nato in un'epoca dove le cose erano tolleranti, questo alla lunga porta programmatori mediocri a fare un sacco di cose che sembra che funzionano e poi danno degli errori pazzeschi. Finisce tutto la finestra, ma anche questo va a finire la finestra, adesso vedremo infatti una delle cose belle di usare gli oggetti è che possiamo non far più finire tutto all'interno della finestra, perché possiamo fare quelli che in altri linguaggi si chiamerebbero namespace, cioè dei nomi dentro al quale mettere le nostre cose, no? Però un passo alla volta. Prima vediamo, allora, la cosa bella degli oggetti è che possono contenere non soltanto valori come stringo o numeri, ma anche funzioni. Ok? Quindi adesso ne facciamo una molto divertente. Iniziamo a usare a scrivere i supereroi. Allora, facciamo il supereroe che si chiama Superman. Var Superman. Ok? Var Superman. Allora, gli attributi li mettiamo, non so, nome, Superman. Come bisogna? Ecco. Alter ego, per esempio, io posso scriverlo in questo modo, guardate, alter ego con lo spazio, è un attributo valido, però devo metterlo tra virgolette. Ok, alter ego è Clark Kent. Metto un'altra virgola, poi eroe a true, vuol dire che è un supereroe, perché poi se facciamo anche i super cattivi, la struttura è la stessa, però non è un eroe, è un cattivo. E quindi era il cattivo. False, perché è un buono, quindi anzi, anziché eroe, scusate, mettete buono, così poi capiamo buono e cattivo, buono true, cattivo false. Perché li mettiamo tutti e due? Perché ci sono dei supereroi che a volte diventano cattivi e viceversa, dei cattivi che a volte fanno buoni. Se leggete i fumetti è standard, no? Ok, poi adesso iniziamo a fare una cosa tipo alleati, anzi chiamate amici, va, amici. Allora, facciamo finta che sono due amico di Batman, poi amico di Wonder Woman, e poi ci mettiamo Flash e poi basta. Amico. Beh, amico, dai, almeno amico. Ok, poi facciamo una funzione che si chiama vola, è una funzione, quindi faccio vola function, allora gli set un attributo che è in volo, anzi facciamo, però lo scriviamo soltanto return volo via, il resto ve lo faccio vedere dopo. Fine della nostra struttura di Superman. Quindi adesso faccio un console debug di Superman e me lo vedo qua, vedete, object nome Superman, alter ego con lo spazio Clark Kent, buono, true, cattivo, false, amici 3, e non me li fa vedere, mi dice che è un array. Perché è un array? Perché l'abbiamo definito con l'aperta quadra, chiusa quadra, ve lo ricordate questo della lista precedente? Ok, vola, e poi c'è una funzione, vedete, è superman.vola, mi ha dato in che zona è stata definita. Il debugger tra l'altro è bellissimo, se io schiaccio qua dovrei vedere la funzione da qualche parte. Ah, non me lo fa vedere questo debugger. No, bisogna usare un altro tipo, su Chrome si vede.
poi se io però clicco sull'array, vedete che qua di lato mi metti i valori dell'array, quindi Batman, Wonder Woman e Flash. Questi saranno sempre ordinati perché essendo un array rispettano l'ordine in cui abbiamo inserito gli elementi. Nome, alter ego, buono, cattivo, amici, sono in ordine lo stesso, ma non riesco a farvi vedere che potrebbero essere. Allora, qui noi abbiamo definito Superman. Ok? Facciamo finta che io adesso voglia definire un secondo, ma qui manca un punto e virgola tra parentesi, voglia definire un secondo supereroe, per esempio Batman. Allora, la cosa che si può fare è rispettare la stessa struttura. Quindi io scrivo nome, due punti, Batman, alter ego, due punti, Bruce Wayne, e via così. Buono, true, cattivo, false, amici, e qui mettiamo Superman, Wonder Woman e Flash. Ok? E poi vola, la funzione vola, io metterei return plano con stile, perché Batman non vuole. Ok, abbiamo fatto anche Batman, quindi adesso vi posso mostrare Superman virgola Batman. Mi manca sempre il solito punto virgola a fine dichiarazione, faccio esegui e mi vedo sia Superman che Batman. Ecco, vedete Batman mi ha fregato anche lui. Io speravo che mettesse le cose non in ordine, ma continua a metterle in ordine. Ora, la cosa divertente è che io in console, qua, in questa console, mi trovo le variabili Superman, vedete, e Batman. Sono variabili a tutti gli effetti, esattamente come tutte le altre variabili che posso trovare in un sito internet in JavaScript, no? Quindi io qui posso scrivere Batman.alterego, non me lo lascia scrivere, questo mi darà esatto, mi dà un errore di sintassi perché ho fatto punto alterego, però alterego ha lo spazio e quindi dà un errore di sintassi. Per poter, non so se posso scrivere così, questa è una prova che stiamo facendo insieme, eh? No, non si può, meno male. Allora, per accedere a queste variabili si usano le parentesi quadre. Ok, se faccio Batman, aperta quadra, chiave, alter ego, esce Bruce Wayne. Ok? E se io scrivo, chiamo la funzione che si chiama vola, Batman.vola, aperta, chiusa, tonda, quindi sto invocando la funzione, mi scrive plano con stile, perché è quella di Batman. Fin qui tutto chiaro? Sì, tutto un attimo di occhio. Certo. Posso fare una domanda stupida? Certo. Vai, fai la domanda. Mi ha mandato un messaggio al mio collega che mi ha risposto. Come fai a fare il testo a mandarlo nel... Allora, tu stai usando il blocco per gli appunti, quello di... Block note. Okay. No, il block note non è quello che sto usando io. Io sto usando quello all'interno di Firefox. Dentro c'è proprio un bottone, questo qua, questo, blocco per gli appunti. Dove è scritto F12, in alto nella barra per scegliere questo blocco per gli appunti. Se non ce l'hai, allora fai così. Tu comunque ce l'hai questa finestra, quella dove c'è scritto... Quella di basso sì. Ok, perfetto. Dovresti avere una rotellina. Ce l'hai questa rotella? Rotella. Vedi questa rotella qui? Sì, ok. Ok, clicca. Sì. Nei pulsanti disponibili, sì, nella sezione pulsanti disponibili, seleziona blocco per gli appunti. Lo vedi qua? Sì, ok. Ce l'hai? Sì. Allora, adesso ti è apparso un nuovo bottoncino. Qua, blocco per gli appunti. In alto, sì, no. A fianco alla rotellina. No, io ho una cosa che si chiama visualizzazione flessibile. Sì, quello a fianco. Eh. Ma blocco per gli appunti l'hai selezionato? Sì. Blocco per gli appunti.
È strano, dovrebbe apparire. Aspetta, però non è sotto sempre disponibile, c'è il sopra pulsante disponibile. Aspetta, vediamo se c'è un momento sopra. Ah, c'è un attimo sotto. Ok, ho selezionato il blocco per gli appunti. Ah, sì, vero, ce ne sono due. Sì, hai ragione. Ok, now ce l'ho. Perfetto, ce l'hai anche tu. Adesso se scrivi lì e poi schiacci il bottone esegui, questo certo. Bottone che c'è qua, ti finisce nella console. Perfetto, grazie, scusa. Prego, figurati. Benissimo. Quindi fin qua ci siamo arrivati. Allora, dicevo, chiaramente quello che stiamo facendo in questo momento, definendo Superman, Batman e poi eventualmente anche gli altri, che cos'è? È creare una struttura che contiene sia degli attributi che dei metodi. Questo normalmente in programmazione oggetti si chiama fare una classe, definire una classe. In JavaScript non c'è il concetto, almeno fino a ECMAScript 6, che adesso c'è anche il concetto di classe, ma fino alla versione 6 di JavaScript non c'era la parola chiave classe. Si usano altri modi per creare le classi, però funzionano allo stesso modo. Quindi adesso, per esempio, una cosa che vorrei fare io è definire una classe che definisce appunto la classe supereroe, in maniera che poi per fare Superman, Batman, eccetera, eccetera, ci mettiamo molto meno tempo, anziché scrivere sempre tutto. In realtà devo sempre scrivere tutti gli attributi, perché però possiamo dare dei valori default. Facciamo un esempio. Attenzione, perché qua si iniziano sulle cose interessanti. Allora, posso cancellare quello che ho scritto qua? Anzi, no, uno lo tengo, anzi, li tengo tutti e due, dai. Mi metto qui e scrivo. Allora, dal momento che in JavaScript tutto è un oggetto, perché abbiamo detto anche la prima lezione che JavaScript è un first class object, è un linguaggio dove tutto è un oggetto, in JavaScript all'inizio non abbiamo definito un nuovo comando per fare gli oggetti, perché tutto era già un oggetto. Okay? Quindi come si fa a creare un oggetto? Il modo migliore è usare il comando function, che abbiamo già visto. Cioè facciamo una funzione che in realtà è un oggetto. Lo capiremo meglio un po' in seguito, però guardiamo. Io faccio function supereroe. Allora, essendo una function, io posso benissimo anche passargli dei parametri. Facciamo finta che gli passo nome e alter ego, che qua lo scrivo con l'underscore perché ho difficoltà a scriverlo in altro modo, ok? Poi apro e chiudo la graffa, questa è una function. Le function, il punto e virgola in fondo, non è necessario mettere punto e virgola perché function è già uno statement, quindi è come scrivere, cioè posso, la graffa mi definisce un blocco come nel if, dove nel if il punto e virgola in fondo al blocco non si mette, ok? Quindi qua dentro una function che in realtà è la creazione di un oggetto, io posso usare la parola speciale this, che vuol dire dentro a questa istanza di supereroe, è la parola chiave che mi permette di accedere ai dati di quella struttura in memoria. Questa è la parte più difficile da capire a livello teorico. Quando facciamo due esempi lo capite al volo. Non vi preoccupate, ricordatevi soltanto che si chiama this il comando. Okay? Allora, io scrivo this.nome uguale nome. Nome era quello che mi era stato passato come parametro. Quindi io memorizzo nella mia istanza, dentro a nome, il nome. E stessa cosa faccio per alter ego. Alter ego ha lo spazio, quindi io scrivo così, this aperta quadra. Allora, adesso, scusate. Ho messo underscore. Sì, l'ho messo underscore nei parametri. Adesso, volevo aprire una parentesi qua, tonda. Cioè, non si usano mai i nomi di variabili con gli spazi. Al massimo con l'underscore, ok? Adesso io ve l'ho fatto vedere per brevità, cioè per completezza, però se siete d'accordo, da ora in poi il nostro alter ego lo mettiamo con l'underscore, così è più comodo. Scrivo alter underscore ego uguale alter ego. Altra cosa, per chiarezza io sto facendo combaciare il parametro che viene passato alla function con il nome dell'attributo, quindi faccio this.nome uguale nome, sembra ridondante come cosa, però in realtà è perché questi B potevano chiamarsi anche A e B, come abbiamo visto nel codice offuscato di prima. Praticamente. Un'altra domanda. Dimmi. Se io assumo gli stessi nomi, sì. E faccio delle modifiche all'interno della function, il sì. Alter ego diventa Bruce Wayne, diventa Clark Kent. Sì. Si ripercuote sul parametro passato? Cioè.
Ok, ho capito la domanda. È sottile, lo vediamo dopo. Allora, normalmente no. Cioè, normalmente se io poi faccio due istanze di supereroe, uno lo chiamo Superman, l'altro Clark Kent, le cose sono separate. Separate. Quindi questo è anche il modo con cui normalmente si definiscono i namespace, cioè le aree di memoria dove poi anche se io carico librerie di terze parti non mi vanno a scrivere nelle mie cose. Per sì, me. Però posso fare sì. Definisco una prima istanza Superman e gli dico nome Superman. Okay? Sì. E lancio la function supereroe. All'interno sì. della function nome diventa nome più esatto. Ok, sì. Nella parte che definisce la seconda istanza, cioè Batman, sì. Il nome sì, prende Superman Superman. No, no, è tutto separato. Cosa vi faccio vedere? Okay. Se vuoi fare quelle cose lì si possono fare. E vi ricordate quando durante la prima lezione, tu non c'era la prima lezione, sì. ho detto che alcune cose che mancavano in alcune versioni di JavaScript si potevano aggiungere agli oggetti, è più o meno quello che hai intenzione okay. di fare tu, lo vediamo dopo, si può fare assolutamente come sì. cosa, è molto potente, tra l'altro tu giustamente stai considerando la function supereroe come una funzione da poter invocare, quindi giustamente uno si aspetta che se cambio della roba qua dentro mi cambiano anche dall'altra parte, è normale, in realtà noi usiamo la function per fare il costruttore di un oggetto, lo vediamo fra un attimo, quindi quando abbiamo finito sarà molto tutto più chiaro insomma. Allora, gli altri attributi tipo buono, cattivo, facciamo così, facciamo dis.buono uguale, anzi no, non li definiamo proprio, perché così sono undefined, non sappiamo se sono né buoni né cattivi, ok? Amici, lo voglio però, lo mettiamo come lista vuota, perché di default non sappiamo se ha amici, e poi la funzione vola non la mettiamo, perché magari non tutti ce l'hanno, ok? Quindi questo qua è il nuovo costruttore. Adesso guardate come faccio a definire Batman e Superman. Io scrivo var Superman uguale a new, nuovo comando, ok? Tutto minuscolo, supereroe, sì. E gli passo il nome che è Superman e l'alter ego che è Clark Kent. Ok, col punto e virgola. Ecco fatto. È diventato molto più semplice definire un oggetto di tipo supereroe, perché avendo praticamente il costruttore che si occupa di generarmi tutta la struttura eccetera eccetera, io non devo continuamente riprodurre tutte le funzionalità. Quindi se io adesso faccio esegui, vedete che ho nome Superman, alter ego Clark Kent, amici array di 0 e basta. Però vabbè, c'ho anche Batman, quindi mi sto confondendo, quindi lo togliamo adesso. Faccio esegui, perfetto, mi scrive nome Superman, alter ego Clark Kent, amici array di 0, ok? Perfetto, se io adesso voglio fare var Batman, faccio new supereroe Batman e come alter ego Bruce Wayne. Ok, sì, ciao. Poi qui adesso mostro solo Batman perché faccio esegui. Ed ecco il nostro Batman che è stato definito. Se li vedo tutti e due, Batman e Superman, chiaramente mi darà indietro due oggetti che hanno valori diversi e non si sono andati a scontrare uno con l'altro. Ok, sono due aree di memoria separate, due oggetti in memoria. Ok, ora, questo è la base della programmazione a oggetti in JavaScript. Ok? Adesso facciamo finta che noi al nostro oggetto supereroe vogliamo aggiungere un metodo. Cosa sono i metodi? Per chi non conosce bene la programmazione oggetti, il metodo è una funzione, passatemi le virgolette, una funzione che è collegata all'oggetto, quindi è una funzione che può accedere alle informazioni interne dell'oggetto in maniera automatica. Ok, facciamo finta che io voglio un metodo
per far volare i supereroi, per farlo volare, ok? Allora, in JavaScript io posso fare, definire il metodo in due modi diversi. Uno è legato, ma non è proprio così, non so come spiegarlo senza mettervi, farvi troppa confusione. Il discorso è questo: io potrei definire un metodo qua dentro, scrivere dis.vola uguale function, è quello che abbiamo visto precedentemente, ok? Uguale function, e poi, non so, questa qui fa una return di sto volando. Quindi vedete che carino, abbiamo una function dentro un'altra function, è perfettamente legale in JavaScript, perché la function è un tipo come un altro. Qui ci vuole il punto e virgola in fondo alla function, perché è una funzione che sto attribuendo a un attributo vola. Mentre qua sto definendo una cosa nel namespace, qua sto aggiungendo, cioè dis.vola è la creazione di una function. Allora, in termini javascriptiani, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo due cose. La prima, che adesso vedete cosa mi dice il debugger, mi dice che vola è definito come supereroe dis.vola, sia per Batman che per Superman, giusto? Lo vedete? Che cosa succede? Succede che dis.vola di Batman non è la stessa funzione in area di memoria di dis.vola di Superman. Quindi, fino a quando abbiamo degli oggetti piccoli, si può anche definire all'interno una funzione, e questa funzione avrà comunque accesso a tutti gli attributi dell'oggetto supereroe al quale fa riferimento. Ma se abbiamo degli oggetti complessi, e la programmazione di oggetti nasce appunto per fare strutture dati di una certa dimensione, questo è controproducente, perché ogni volta che io definisco un oggetto di tipo, cioè di tipo supereroe, mi creo in memoria anche una funzione vola, quando invece mi basterebbe un puntatore a una funzione vola uguale per tutti. È chiaro il passaggio? È chiaro? Perfetto. Allora, come si fa a definire le funzioni uguali per tutti? Si usa il comando prototype, che vuol dire appunto che si aggiunge un comando al prototipo dell'oggetto. Il prototipo è quello stampino che viene utilizzato per creare tutti gli oggetti quando facciamo un new. Si fa così. La sintassi è nome dell'oggetto, della funzione, in questo caso supereroe. Supereroe, senza bar, senza niente, è supereroe, punto, prototype, punto, cosa è successo? Punto, che nuovo metodo possiamo fare? Dammi il nome con gli underscore. Quindi questo metodo mi dirà come si chiama l'eroe. È una function, quindi volendo potrebbe prendere dei parametri, in questo caso non ne prenderà. Attenzione, visto che è una function che è stata attribuita a un valore di prototipo che dammi il nome, finisce col punto e virgola. Ok, insomma, per farla breve, la function quando inizio riga non vuole il punto e virgola in fondo, se no mettete il punto e virgola, ok? Semplificazione. Ok, allora dammi il nome farà una return di dis.nome. Notate che questo dis, questo è il dis della struttura supereroe, quindi io posso scrivere dis.nome ed essere certo che sto accedendo al valore che era memorizzato qua. Domanda cattiva: se nella function anziché avere lo stesso nome sì, se fosse chiamato name, sì, nel prototype facciamo dis.name, esattamente, io faccio name qua, ok? Sì. E quindi qui è dis.name. Se avessi scritto appunto non ti avrebbe detto nulla. Diciamo, questo dis. Cioè quello che metti dopo, l'attributo deve essere un attributo che hai definito nella struttura, nell'array associativo con le chiavi, per intenderci. Quindi
adesso lascio l'entra che così non c'è il conflitto. Cioè c'è il conflitto e si capisce un po' di più. Se io faccio esegui, funziona come prima. Soltanto che a questo punto, se notate, l'oggetto Batman non ha il metodo dammi il nome, non si vede. Perché non si vede? Perché è un metodo comune a tutti gli oggetti di tipo supereroe. È come quando io scrivo S uguale ciao, lo scrivo qua, e faccio S, non mi dà, non mi dice che è un object e che contiene un sacco di metodi, però sappiamo esserci, perché faccio S punto, guardate quanti ce ne sono. Ok, questi non me li dice. La stessa cosa per il nostro oggetto supereroe tipo distanza Batman. Allora, se io adesso, scusate, qui ero per andare a capo, se io scrivo Batman punto, mi appare dammi il nome, lo vedete? È un metodo come gli altri. Tutti gli altri, watch, vola, l'abbiamo definito noi, value, unwatch, eccetera, gli altri sono delle cose interne proprio di JavaScript, tutti gli oggetti ce le hanno. Perché? Perché il nostro oggetto supereroe eredita implicitamente dall'oggetto object di JavaScript. Quindi tutto quello che ha l'oggetto object c'è anche il nostro. In più noi possiamo aggiungere dei metodi. È la classica ereditarietà a un solo livello della programmazione oggetti di alcuni linguaggi. Allora, se io faccio dammi il nome, aperta, chiusa, tonda, invio, chiaramente Batman mi restituisce Batman tra virgolette, perché ha detto this.name. Se io scrivo Superman, dammi il nome, mi darà Superman. Attenzione, scrivo supereroe, punto, dammi il nome, non c'è. Perché non c'è? Come fa? C'è la funzione. Esatto, è il costruttore e quindi non gli ha di prototipo. Non so neanche se posso scrivere... No, non si può. Perfetto, meno male. Ok, fin qui è tutto chiaro? Ok. Allora, adesso facciamo finta che alcuni supereroi volano, come sappiamo, e altri non volano. Ok? Allora, questa funzione che abbiamo scritto qua, la cancelliamo, la dis.vola, perché non è corretto che stia qua. Ok? La elimino, eh? Avete visto che ho cancellato? E la andiamo a mettere come funzione di prototipo. Supereroe.prototype.vola uguale a function. Anzi, non chiamiamola vola, chiamiamola in volo, in underscore volo, così definiamo se un supereroe sta volando oppure no, ok? Function, e gli passiamo sta volando come parametro. Quindi facciamo una fatta bene. Allora, abbiamo detto che alcuni supereroi volano e altri non volano, ok? Quindi dobbiamo scrivere if these, come la chiamiamo, può volare, scritto può underscore volare, anzi mettiamoci un bel noto, vi faccio vedere anche un po' delle sintassi carine, return non posso volare, altrimenti facciamo this. Allora, vorrei fare una cosa ancora più carina. Allora, this. Sto volando è uguale a sto volando, a sta volando. E poi, if this sto volando, scriviamo volo con esclamativo, else return non sto volando, volando, ecco fatto. Adesso la guardiamo un po' insieme questa funzione, è la più lunga che abbiamo scritto ad oggi. Allora, questa funzione all'inizio non funzionerà, è un gioco di parole, ok? Perché?
perché la prima cosa che fa questa funzione è controlla se in quella determinata istanza di supereroe può volare. Però noi non abbiamo definito da nessuna parte se appunto, certo, ma io perché vi faccio vedere queste cose? Perché questo è il classico errore che si può fare in JavaScript, che però è consentito, cioè nel senso io posso anche definire, fare dei controlli su delle variabili che non esistono. Se il programmatore sa che quella variabile in generale potrebbe non esistere, la può gestire, cioè con una feature, ok? Allora, cosa succede se io adesso eseguo questo e faccio il metodo Superman in volo a true? Succederà che mi scriverà non posso volare. Perché? Perché può volare non è un attributo presente all'interno della classe. Quindi è undefined. L'if che sto usando io è if not può volare, quindi in questo caso è not undefined, undefined è poi da false, ma con il not da true, quindi l'if è valido. If true, return non posso volare. Se adesso io lo eseguo, proviamolo perché così, ahia, ho fatto un errore. Eh beh, può volare il undefined, è una feature, perché non mi rompere più le scatole? Forse qui in modalità strict. Va bene, allora non si può fare questa prova, posso fare così però, che è la stessa cosa. Qua nel supereroe scrivo this può volare, uguale null, così non mi può rompere le scatole perché esiste. Ok, adesso se io scrivo Superman in volo a true, ciao true, però scritto così, true, mi dice non posso volare. Perché non ho definito se può volare o non può volare, Superman è nulla la variabile, no? Quindi io qui posso scrivere Superman.può volare uguale a true. Adesso se lo richiamo in volo mi scrive volo, perché gli ho detto Superman supererà che può volare, sì. Allora quando chiamo la funzione in volo con true, Superman mi dice volo e sta volando. Ok? E invece se metto false mi scriverà non sto volando, questo è normale. Adesso io volevo fare una cosa carina, volevo usare la funzione in volo anche semplicemente per sapere se è in volo o non è in volo, senza passargli un parametro. Che cosa succede se io chiamo, in questo momento è in volo, no? Se io chiamo Superman in volo senza parametri, cosa succede secondo voi? Non eseguiti, no? Mi fai vedere il codice? Sì, ti faccio vedere il codice. Posso, abbiamo visto nella lezione precedente che i parametri delle funzioni possono anche non essere specificati, non è un errore in JavaScript. Okay? Quindi in questo caso sto chiamando superman.involo senza parametri. Che cosa mi restituisce? In questo caso, ricordatevi che adesso io ho appena messo Superman può volare a true e Superman in volo a true, quindi lui sta volando. Io vorrei che mi rispondesse volo. Succederà se schiaccio invio? La if dovrebbe essere false. La if? Sto volando, dovrebbe sto volando. Sta volando e undefined, giusto? Quindi cosa succede? Restituisce non sto volando. Restituisce non sto volando secondo te? Ok. Allora restituisce non sto volando perché? Perché giustamente come dice Giuseppe in questo momento, cioè così sta volando è undefined. Il codice sta per sto volando ve lo setta undefined. Quindi if this sto volando è undefined, quindi non passa qua dentro perché forse mi scriverà non sto volando, anche se in realtà sapevamo che stava volando. Infatti, in più, effetto collaterale che non vuole, in questo momento Superman non sta più volando, perché se io faccio Superman in sto volando, adesso è diventato undefined, perché questa riga di codice mi ha sovrascritto il valore. Ok? Allora, per fare del codice scritto bene e fare in modo che la funzione possa essere usata sia come setter, cioè per settare il valore se è in volo o no,
sia come getter per sapere se l'oggetto è in volo o no, la scriviamo così: if sta volando, la variabile che viene passata al programma, volando, strettamente diversa da undefined, allora la setto, altrimenti non la setto. Ok, questo lo mettiamo così. Allora, cosa succede? Che se adesso io faccio Superman può volare, lo setto a true, poi faccio Superman in volo true, mi scrive volo. Se lo chiamo adesso con in volo senza parametri, mi scrive ancora volo. Perché? Perché sta volando, era undefined, quindi non è entrato in questo blocco i, quindi non mi ha sovrascritto il valore di sto volando, e quindi mi restituisce i sto volando volo, else non sto volando. E in questo caso sta funzionando correttamente. È tutto chiaro? Ci sono domande? Va bene? Ok. Adesso guardate un'altra cosa. Se io scrivo Superman e basta, viene dietro object aperta graffa, ok. Adesso io voglio ridefinire una delle funzioni standard dell'oggetto, che è il metodo toString, che mi converte in stringa un oggetto. Ok, vediamo cosa fa in questo metodo toString. Superman.toString, esatto, vedete che c'è. Io non l'ho scritta, però la prendo dall'oggetto. Mi scrive object object. Inutile. Siete d'accordo che è inutile? Tutti gli oggetti del folder danno una roba del genere, che è sempre inutile. Però poi c'è qualcosa a fare, è utile un toString. Fatto bene. Il nostro toString ci darà indietro il nome del supereroe, aperta tonda, il nome dell'alter ego, chiusa tonda. Ok? Io cosa faccio? Scrivo. Anzi no, come faccio a scriverlo, il toString? Avanti, si accettano... Datemi la sintassi. Cosa devo scrivere? Supereroe punto prototype. Sì, bravo. Punto toString. Supereroe prototype. ToString con la S maiuscola, perché se no definiamo una chiave diversa. Uguale a function. Ti dico già che il toString non prende parametri, quindi passiamo così. E adesso vi facciamo una return e diamo this.name più spazio aperta tonda. Oh mamma, che casino che fa sto scratchpad, più this alter ego più chiusa tonda. Grazie, via. Ecco fatto, abbiamo ridefinito il toString. In questo caso mi scrive name e poi mi apre, mi dà uno spazio, mi apre la tonda, mi mette il nome dell'alter ego, mi chiude la tonda e mi dà anche un altro spazio. Lo spazio d'ultimo lo tolgo perché è sbagliato che ci sia, la stringa deve essere autoconclusiva. Se io adesso scrivo superman toString, tac, ho cambiato il metodo. Perché hai fatto una definizione di toString? Attenzione, sì. E dove l'ho fatta? L'ho fatta a livello di prototype, quindi vuol dire che tutte le istanze di tipo supereroe avranno un nuovo toString, giusto? Questo è un po' per rispondere alla tua domanda iniziale, cioè se tu definisci qualcosa nel prototype ha un effetto globale su tutte le tue definizioni, però posso fare anche delle sporcellatine. Facciamo per esempio, va sotto a dove abbiamo definito Batman, oh mamma, cosa ho fatto? Okay. Batman, facciamo Batman.toString uguale function, visto che non ho messo prototype, ok? Non ho messo prototype, quindi ho indicato ancora il punto e virgola, ok? E qui scrivo Batman identità segreta. Ok? Perché Batman non rivela mai la sua identità. Ok? Adesso se faccio esegui, cosa succede? Se ti faccio superman punto... come si chiama? toString, viene dietro Superman Clark Kent. Superman, scusate, Batman toString, viene dietro Batman identità segreta. Quindi ho soltanto per l'istanza di Batman
soltanto per quella, modificato il toString. Se io adesso definissi, come stiamo per definire, var flash new supereroe eroe flash, come si chiama il Barry qualcuno? Allen. 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 Con l'H? No. Allen, così. Ok. Eseguo. Se faccio flash.toString mi dà flash per Allen. Quindi il prototype del toString per tutti gli altri vado, ma per Batman no. Così è una cosa cattiva definire una function che si chiama toString. Cioè, definire con tutti i nomi che posso definire come, come function. Sì. Chiamare toString, che è una di quelle che vengono ereditate da voi. Lo facciamo apposta, sai perché? Per imparare che si può ridefinire. No, perché la toString standard ti scrive aperta quadra object object e se tu hai 10 variabili non sai più che cos'è. Invece ridefinendo toString puoi mettere tutte le informazioni che per te sono significative. È fatto apposta, eh? Però sì. Sì, cioè io sono chiamata dimmi che è imbecille, cioè. Esatto, sì, puoi chiamarlo lungo così, esatto. E poi le tue debug puoi fare quello che vuoi. Però se io scrivo alert qua, alert di Batman, sì. Adesso apparirà sul browser, mi scrive Batman identità segreta, perché alert mi chiama il metodo toString dell'oggetto. Quindi se noi non avessimo ridefinito, facciamo finta che io qua, sì, capito. Hai capito? Mi scrive object, cosa vuol dire object object? Quello di toString lo possiamo sapere, sì. Per quello che torna molto utile. Poi, che sia funzionale ridefinire dei metodi che sono già all'interno degli oggetti, l'80% delle volte non è funzionale. Sono d'accordo con te. In questo caso è molto funzionale invece. Tra l'altro vorrei sapere una cosa, questa è la mia curiosità, non lo so. Se io scrivo batman.toLocateString, figata, vedete cosa fa? Il locate string restituisce la stringa utilizzando il font character set locale del sistema. Però chiama la toString che ho ridefinito io. Chiama la toString e poi mi cambia i caratteri, in questo caso non fa niente perché è uguale, e però quindi si appoggia alle cose che ho ridefinito. Nel JavaScript come viene definito string, toString e poi... Esatto, il tool of string chiama il toString e poi mi dà dietro qualcos'altro, quindi è bellissima questa cosa, che quindi ha un impatto a catena, no? Ok, ora vediamo un'altra cosa, abbiamo detto che... E come è ancora uno perché mi serve Wonder Woman, quindi la chiamo Woman e basta, perché è proprio Wonder Woman. New supereroe. Wonder Woman. E lei si chiama. Aiutami. Lei si chiama. Come viene? Fa niente. La chiamo lei. Non mi ricordo, mi verrà un attimo, poi mi viene fuori il nome, adesso non mi viene. Però noi sapevamo che Batman, adesso, il Batman toString lo tolgo, perché tanto era giusto per fargli vedere che si può. No, lasciamo provare. Allora, io scrivo che Superman, quali sono gli amici di Superman, quindi scrivo amici.push e gli metto Batman. Poi faccio Superman amici. Punto push e gli metto flash Superman amici push e gli metto woman Wonder Woman. Ok, eseguo. Adesso ti faccio Superman punto amici, vedete che ho un array con dentro tre object che si vado a vedere. Adesso qui non si vede perché non ci sta nella finestra. Se vado a vedere, sono tipo il primo è Batman, perché è Bruce Wayne, che a sua volta ha degli amici. In questo caso, in però, Batman non gli abbiamo messi gli amici, quindi l'array è 0. Nome, il toString, e ho una funzione che mi è definita qua. Se vado a vedere Wonder Woman, che era il secondo amico, no, scusate, Flash, vedete che non c'è il toString. Perché? Perché per Batman l'abbiamo definito
locale, mentre qui c'è per flash note invece quello del prototipo. Infatti qui il proto vi contiene supereroe.prototype.tostring. Questo __proto__ è una parola chiave particolare che sono tutte le funzioni del prototipo. Quando io scrivo supereroe.prototype sto andando a scrivere qua dentro, per intenderci. Questa è una cosa un po' interna, però visto che il debugger ve li fa vedere ve lo dico. E uno dice, ah, io questo proto non l'ho definito, che cos'è? Tanta roba. Tra l'altro notate che proto, essendo un oggetto, ha un proto a sua volta, è tutto ricorsivo. E questo proto ha tutte le funzioni non legate, ok, e questo a sua volta avrà un altro proto. Ah no, l'hanno bloccata questa cosa. Però vedete che c'è il define getter e il define setter, questi li vediamo settimana prossima perché sono syntactic sugar, come si dice, ok? Ce ne sono alcune che non sono compatibili con tutti i browser, poi dipende dal JavaScript che utilizziamo praticamente. Però perché abbiamo fatto questa cosa? Perché adesso io faccio un nuovo metodo qua e lo chiamo supereroe prototype sono amici uguale function sup, che è il supereroe col quale voglio confrontare se il supereroe attuale è amico di, ok? Cioè, tipo Superman è amico di Batman, cosa farà questa funzione? Andrà dentro gli amici di Superman a vedere se Batman è presente, se no non sono amici. Supereroe sono una figata. Allora, come la possiamo scrivere questa funzione? Ricordatevi che abbiamo un array che si chiama amici. Io vorrei provare a fare, cioè non lo so neanch'io, ragazzi, in modo migliore, cioè rendetevi conto che io normalmente vi faccio vedere come lavora. Scusate, volete copiare il codice? Faccio così. Vi faccio vedere come lavoro di solito. Apro il debugger e scrivo quello che una struttura dati simile a quella che vorrei utilizzare. In questo caso provo scrivendo 1, 2, 3. Ok? Allora, un modo veloce è fare a.find. Find, pare che ci sia find, o index of si chiama, scusate. C'era find? No, sì, c'è. No, cosa fa la find? Abbiamo messo l'altro scorso. 3. 3 is not a function. Eh no, vedi, non si usa, si usa index of. Index of 3, mi dà dietro 2 perché è in seconda posizione. 0, 1 e 2, quindi è giusto, ok? Quindi la mia domanda è, posso usare index of tra gli oggetti? Non lo so. Quindi io qua dentro scriverò il mio codice, così, return this.amici.indexOf di supereroe. Se funziona, cosa farà sono amici? Mi darà meno 1 se non l'ha trovato, o un valore maggiore di 0 se l'ha trovato. Io però voglio soltanto sapere true o false, quindi io faccio maggiore di 0, ok? Avete visto cosa ho scritto? Questo è uno shortcut molto carino. Che cosa farà JavaScript? Prima mi fa l'index of. Se mi dà indietro un valore maggiore o uguale, devo scrivere, però scusate, maggiore o uguale. Se mi dà indietro un valore che va da 0 a maggiore di 0, questo if va a true e quindi mi fa un return true. Se invece index of mi dà indietro meno 1 e maggiore di 0, no, mi dà indietro false. È una abbreviata pazzesca, però funziona. Normalmente chi non sa questi trucchetti lo scriverebbe così: if this amici index of vuole mettere tutto interrogativo ordinario. Sì, e quello anche, però è ancora più meno probabile che lo faccia. This index of sup uguale meno 1 return false else return true, ok? Questo è il modo, diciamo, per chi non conosce il linguaggio, però ve lo metto tra la graph, perché cioè tra commenti, perché io voglio, sono curioso di vedere se funziona l'index of. Allora adesso io faccio così
no, tipo faccio esegui, perfetto. Adesso faccio Superman, sono amici con Batman, true, ha funzionato. Che bello della scritta. Quindi cosa ha fatto lui? La mia partizione IndexOf ha preso un oggetto, non un numero o una stringa, e l'ha confrontato con gli oggetti presenti dentro l'array amici di Superman. Sono amici di Luthor? Eh? Sono amici con Luthor? Luthor non ce l'abbiamo come però. Vuoi metterlo? Appunto, non trovo anche la vedi pushata. Attenzione, se io faccio sono amici con Luthor, ok, Luthor is not defined, e faccio Luthor uguale new supereroe, non gli passo i parametri, tanto funziona, name è undefined, ah, okay. Adesso faccio solo amici con Luthor, false, ok, perché non è nell'array. Ecco, l'eleganza della programmazione oggetti è che man mano che se facciamo una struttura dati fatta bene, questi metodi diventano corti da scrivere e molto, molto potenti, cioè è molto, molto interessante come funziona. Per esempio, in generale questo vale per tutti i linguaggi oggetti. Tutti i linguaggi oggetti, sì. Solo che la nidificazione è l'unica cosa che rischi di perderti. Sì, sì, rischi di perderti se... Se sono troppo... Sì, ma più che altro se le strutture dati non sono molto... non sono pensate bene. Esatto, perché se tutta la struttura è pensata tutto bene, prima bene. E altra cosa che io consiglio sempre è quella di esplicitare le funzioni che voglio utilizzare. Per esempio io la sono amici, alla fine avete visto che è una sola riga di codice. Spesso e volentieri si trovano dei programmatori che non fanno la funzione ma scrivono così, per esempio superman.amici.indexOfBatman. Dentro al codice fanno questa cosa, no? E funziona, index of mi dà 0, 0 è maggiore di meno 1, quindi è true, eccetera, eccetera. Però questo ammazza la leggibilità e questo fa accadere quello che dicevi tu, cioè praticamente che usando il codice in questo modo, senza delle funzioni che esplicitano quello che voglio, alla fine diventa un casino. Esatto. E quindi, per esempio, se volessi fare una funzione amici in comune tra Batman e Superman, quindi chiaramente non dovrebbe uscirmi Batman, non dovrebbe uscirmi Superman, perché sono loro stessi, dovrebbe uscirmi per esempio Flash e Wonder Woman, allora quella sarebbe la classica funzione da fare una funzione sola che poi invece si può anche esplicitare in questo modo qua, ma diventa tutto incasinato. Ok, per ora? Va bene? Benissimo. Ok, vediamo un po'. Ecco, una cosa che abbiamo fatto senza che nessuno mi abbia obiettato niente è il fatto che io come sup qui in sono amici passo un'istanza di un oggetto, lo vedete, perché Batman è un'istanza di supereroe. Allora, quindi questo vuol dire che le funzioni possono prendere come parametro non soltanto dei valori ma anche degli oggetti complessi. Gli oggetti vengono passati per riferimento, non per copia. Questa è una grande differenza rispetto ad altri linguaggi di programmazione. Ci sono alcuni linguaggi di programmazione che passano i dati per copia e non per riferimento. Quindi che cosa succede? Facciamo una funzione che si chiama supereroe.prototype.cambia uguale function e prende un supereroe a caso. Cosa mi farà questo cambia? Mi cambia il nome. This, no, non this, sup.name è uguale nome cambiato. Però no, scriviamolo così, nome cambiato di più sup.name. Ok. Cosa mi scrive? Mi scriverà nome cambiato di Superman, per esempio, no? Ok, guardate questa funzione. Se io adesso faccio... Ci siete fin qua? Eseguo, grazie. Se io adesso scrivo Superman.cambia Batman, non succede niente perché non c'è una return, quindi mi dà undefined. Però se io adesso scrivo Batman, il nome è il nome cambiato di Batman, lo vedete?
Quindi io ho passato a questa funzione cambia Batman come parametro, è un oggetto completo. Dentro al codice io ho detto sup, che è la mia referenza a Batman all'interno della funzione, punto name uguale, e ho cambiato il nome. Chiaramente in questo punto del codice sup.name vale ancora il nome originale, quindi in questo caso Batman. Quindi mi scrive nome cambiato di più Batman e lo sovrascrive dentro sub.name. Questo per dimostrarvi che l'oggetto sub, in questo caso Batman, viene passato per, si dice, referenza. È come fosse un puntatore, in altri linguaggi. Un puntatore alla struttura, alla memoria di Batman. Perché viene passato come puntatore e non come copia? Per ragioni di velocità, è una referenza, le referenze sono molto più veloci, chiaro che sono anche molto più pericolose, perché se io passo il mio oggetto a una funzione, questa me lo può cambiare, però JavaScript, così come altri linguaggi interpretati, puntano molto sul fatto che i programmatori abbiano una coscienza, cioè sanno quello che stanno facendo. Quindi non sta troppo lì a controllare o a proteggere il programmatore, si usano delle convenzioni. Per esempio, avete visto, che è la stessa convenzione che uso io, avete visto che proto, che è una parola chiave alla quale io posso accedere, inizia col doppio underscore. Allora, per convenzione, quello che inizia, io di solito faccio quello che inizia con un solo underscore nei nostri codici, non è da modificare, il resto sono attributi pubblici. Mentre invece quelli che iniziano con underscore sono privati, come in C++. In JavaScript il concetto di pubblico e privato non esiste, quindi bisogna farlo con delle nomenclature interne. Io le faccio, quello che faccio iniziare con underscore, la funzione sa che non dovrebbe neanche leggerli quei valori, però magari intanto si leggono perché si fa prima, però sicuramente non si scrivono. Questo è una convenzione però, non esiste come... E lo definisco io. Cioè se io scrivo Batman punto underscore underscore, guardatelo, define getter, è una funzione, function define getter, la posso chiamare, sì, in vari getter user, è un'altra questione, però l'ho invocata, anche se iniziava con doppio underscore, perché non è illegale in JavaScript, soltanto che non è, la convenzione dice non si fa, ok? Quindi in questo caso, per come avevamo definito la nostra classe supereroe, name era un attributo pubblico, quindi modificabile. Io mi aspetto che una funzione mi possa modificare il name, ok? Se non lo voglio, nella mia nomenclatura gli avrei messo un underscore davanti, avrei fatto this.underscoreName, per essere sicuro che lo tocco soltanto io. Però per le variabili che voglio toccare solo io poi di solito pubblico dei metodi per settarli o per esempio, ecco, facciamo questo esempio, prendiamo sto volando, io qua faccio this.underscore, nella struttura proprio, sto volando, l'ho messo con l'underscore iniziale, uguale a false, quindi non sta volando, di default il supereroe non vola, non sta volando in quel momento. Poi, nella funzione in volo, dove c'è sto volando, lo metto con l'underscore, sia qui che qui, fine della modifica perché l'abbiamo usato soltanto in quel punto, no? Allora, faccio esempio, se io adesso metto Superman può volare a true e poi Superman in volo a true, mi scrive volo. Se metto in volo senza niente, continua a funzionare. Se faccio Superman sto volando, lo trovo come variabile, ok? Mi darà true, chiaramente. Però nel mio codice non dovrei usare quello, dovrei usare in volo. Userei in volo senza parametri, che mi dice se sta volando o non sta volando, praticamente. È tutto chiaro? Sì? No? Domande? Cosa c'è che non è chiaro? Come? Bisogna usarle. Non ho capito. Bisogna usarle. Bisogna usarle, bisogna scrivere delle cose divertenti. Allora, questo pezzo di codice lo cancello, no, lo lascio perché poi mi salvo il file. Salva.
scratchpad, va bene, me lo metti sul desktop, grazie. Perfetto. Bene, quindi facciamo un altro metodo. Questo qui è carino, supereroe.prototype.copiaamici function e prendo un supereroe di destinazione, dest lo chiamo, così è chiaro che prendo un supereroe di destinazione. Cosa fa questo dest? Mi copia tutti i supereroi amici del supereroe iniziale nel supereroe finale. Facciamo una prima versione e poi la rendiamo sempre più bella. Ok? Allora, la prima versione farà semplicemente così. Usiamo this.amici.forEach, ve lo ricordate il forEach? Quindi per ogni elemento, ok, prendo una funzione, in questo caso la chiamiamo, cioè la chiamiamo, il parametro si chiama amico, e che cosa fa? Semplicemente, oh mamma mia quanti spazi, e qui chiudo la tonda, ok, fa dest.amici.push di amico, che è quello su cui sto ciclando in questo momento. Fine della funzione. Cosa dice? Function, ho messo a scrivere function. Function. Perfetto. Ora, se io faccio superman.copiaamici in Batman, vedremo che Batman adesso, come amici, ha tre oggetti. Vabbè, ma si vede solo una alla volta, quindi. Il primo è lui stesso, e quindi già questo è un errore. Infatti mi ha detto che poi avremmo migliorato la funzione. Il secondo è Flash. E vedete che qui nell'ordine non sono più nell'ordine che ci aspettavamo, perché prima Nime era in cima. E il terzo è Wonder Woman. Ok, terzo amico. Allora, cosa c'è che non va? Il copia amici, prima di tutto mi copia me stesso se io sono un suo amico, quindi cominciamo a mettere a posto questo problema. Allora, nel forEach io posso scrivere if amico uguale uguale a dest, confronto tra oggetti, attenzione, continuo. Il continuo vuol dire, ma no scusate, non è continuo, è return, perché sono all'interno di una funzione. Quindi questa funzione qua mi viene creata e utilizzata per ogni singolo elemento del forEach, quindi per uscire dalla funzione senza fare niente scrivere return, ok? Quindi già facendo così, se faccio eseguo, a questo punto Superman copia amici in Batman, Batman avrà soltanto due amici, giustamente, perché se stesso non ce l'ha. Poi, altra cosa che dobbiamo aggiungere, quando abbiamo finito il ciclo, sicuramente devo, cioè sicuramente, aggiungerò anche l'amico di sorgente, cioè se copio a Batman gli amici di Superman, è chiaro che Superman è amico di Batman. Ok? È chiaro? Perché se gli amici del mio amico sono i miei amici, anche lui è il mio amico. Ok? Quindi io scrivo che test.amici.push e gli metto this. This è l'istanza del supereroe Superman in questo caso. Del chiamante. Del chiamante. Allora, eseguo. Vediamo. Perfetto, Batman ha di nuovo tre amici. E questi tre amici, se li andiamo a vedere, sono Flash, Wonder Woman e Superman, perché chiaramente il terzo amico, cioè l'amico iniziale era Superman. Ok. Attenzione, perché se io adesso faccio così, Superman copia amici in Batman, e lo rifaccio, e lo rifaccio, e lo rifaccio, e lo rifaccio. Cosa succede? Che Batman ha tanti amici, ma sono sempre gli stessi. Perché lì continuavi a pushare. Esatto, continuiamo a pushare.
Allora, adesso controllare per ogni amico se non esiste già. Esatto, guarda che noia, eh. Come si può fare una cosa fatta bene? Vi faccio vedere una caratteristica bellissima del JavaScript, che sono le funzioni interne. Cos'è una funzione interna? È una funzione che io definisco all'interno di un'altra funzione. Semplicemente. Questa funzione la chiamerò aggiungi amico con l'underscore. Attenzione, la faccio iniziare anche con l'underscore perché non è come una cosa ricorsiva. Adesso vedrai. E gli passo amico, virgola, anzi scusate, facciamola alla C. Dest, virgola, amico. Cioè, attente, aggiungerò a dest l'amico che mi è stato passato solo se non ce l'ha già. Allora, cosa scrivo per controllare? Qui cominciano le cose belle della programmazione oggetti e del JavaScript. Scriverò if, ciao, if not dest sono amici con amico, ok? Faccio dest.push di amico. Quindi ho usato il metodo sono amici per verificare se dest aveva già tra i suoi amici l'amico che vorrei che fosse loro, fosse suo amico. Ok? Quindi adesso questo lo devo lasciare e qui io anziché scrivere questo scrivo underscore aggiungi amico e gli passo dest virgola amico e stessa riga la faccio anche qua in fondo. Ok, questa è la nuova versione del nostro codice, molto più bella, perché tutto passa da aggiungi amico, che io ho scritto in un solo punto, e però viene usata sia nel ciclo for each, sia fuori dal ciclo for each, quindi mi ha salvato, perché chiaramente questa è una funzione di una riga sola, le funzioni possono essere complesse. Ok, adesso che ci esegui, non ho fatto errori, perfetto. Allora faccio copia amici. Sotto non c'è l'adressa al posto di amico. Dest push is not a function. Perché? Ah, giusto, colpa mia. Devo fare dest amici push. Come dimmi? Sotto, fuori dalla for each, non sì? C'era il dis. Sì, hai ragione, grazie, ho sbagliato anche qua, bravo. Bravo, ottimo, sei stato attento. Ok, allora copio. Vedo, verifico Batman di amici, ne ha soltanto 3. Quindi ha funzionato. Adesso questa funzione è completa, diciamo. Ok? Bene, vi faccio vedere un'ultima cosa e poi per oggi la chiudiamo qua, che è un piccolo trick di programmazione anche questo. Allora, cosa succede spesso? Che alcune funzioni prendono tanti parametri, anche tanti per me sono più di 3, okay? E alcuni opzionali. In JavaScript non si può scrivere questa cosa, adesso la scrivo ma non si può scrivere. Supereroe punto prototype punto, la chiamo setta, ok, per settare i valori function e facciamo finta che voglio che setti name alter ego, se c'è metto virgolette, cioè come fosse, questo non si può scrivere, ribadisco, e poi un altro valore che abbiamo, può volare uguale false. Ok, questo sarebbe molto bello se si potesse fare in JavaScript, in altri linguaggi si può fare, tipo in C++ si può fare, ma non si può, in Python si può fare, ma non si può fare in JavaScript. Quindi io non posso aspettarmi che i valori non passati siano valori di default, non ci sono valori di default, mi beccherei degli undefined. Inoltre non posso scrivere, quindi ve lo faccio vedere, ma non si può fare, non posso scrivere una riga tipo questa. La metto tra commenti, l'altro non funziona.
Batman.setta, aperta tonda, può volare, uguale true. Che sarebbe molto bello che potessi scrivere una cosa del genere. Perché con la singola funzione setta potrei fare tanti settaggi in una botta sola. Allora, un trucco per fare questa cosa in JavaScript, perché io questa riga ve la commento perché l'intento è questo, per intenderci. Vediamo se funziona questa funzione. Cappoli, ha fatto il binding completo. Allora, anziché questo io prendo una roba che chiamo attrus, cioè attributi. Anzi, sarà colorato, quindi meglio di no, chiamiamolo vals, valori, ok? Che cosa sarà per me vals? Sarà un oggetto. Io posso scrivere questa cosa qui, e qui facciamo la magia. Cioè io scrivo per esempio batman.setta, aperta tonda, adesso per leggibilità lo scrivo in questo modo, aperta graffa qui, usa graffa allo stesso livello dove scrivo, dove chiudo la tonda, ma invece fare così, ok? E qua metto dei valori, per esempio il può volare a true lo posso scrivere così, può volare due punti true. Praticamente con l'aperta e chiusa graffi sto creando un oggetto, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione di questa sera, questa sintassi qua, ok? Quella con le graffe, quindi io lo sto definendo anche qua, gli sto passando popolare. Quindi la mia idea qual è? Adesso tutti i parametri che fanno parte del come si dice, di vals, li voglio andare a settare nell'istanza dell'oggetto. Vediamo, devo verificare solo una cosa, un secondo, perché non lo so bene anch'io. Ciao mamma, hello world. Secondo me il foreach, non c'è foreach. Ero convinto che ci sarebbe stata una cosa del genere. Interessante. Allora, il modo giusto per scrivere questa cosa è if vals, non so, punto in questo caso, perché si può usare così, può volare, this può volare è uguale a vals di può volare, ok? Non è bellissimo però, perché non è bellissimo? Perché questo mi crea un vago, perché può volare lo setterò soltanto se è true, mentre invece magari vorrei passargli false anche, però questo if non entrerebbe. Giusto? Allora, poi c'è anche un altro problema, ma ne vediamo uno alla volta i problemi. Allora, il modo migliore è scriverlo così: this.può volare è uguale a vals può volare. Eccolo qua, scritto così è giusto, abbiamo usato l'operatore ternario. Praticamente ve lo commento, settiamo this può volare dicendo vals, il valore può volare esiste oppure è undefined? Se è undefined è perché non mi è stato passato. Attenzione, ho usato i tre uguali, cioè è proprio strettamente undefined, perché sennò 0 vale come undefined. Allora, se è undefined, io setto false, che è il valore di default per me. In questo caso era quello che volevo qua, come può volare. Se invece è un valore che non è undefined, qualunque questo sia, io lo setto, lo restituisco per settarlo a può volare. È chiaro? È un po' contorta questa sintassi, però mi permette di scrivere le cose in una riga sola. Ok, stessa cosa la posso scrivere tipo per alter ego
è uguale a vals alt evo è uguale a undefined, allora virgolette, altrimenti vals alter ego. Ok, name ci deve essere per forza, quindi perché avevo visto nella, in questa riga non l'avevo specificato con un valore di default, quindi mi aspetto che ci sia name dentro vals. Però in realtà, ultima sicurezza, proprio tocco da signori, vals potrebbe non essere specificato. Per evitare che scoppi tutto, perché vals.può volare potrebbe, cioè può volare, può non essere settato, infatti lo posso confrontare con undefined. Ma se vals è già di per sé undefined, io non posso fare undefined.qualcosa, mi dà un syntax error ed esce. Allora la cosa più pulita è fare che vals è uguale a vals o, cioè oppure aperta chiusa graffa. Così, anche se l'utente non mi ha passato neanche un parametro, io ho un oggetto vuoto e quindi poi tutto il resto del codice funziona. Questo qui scriviamo evita che vals sia un defined. Ok, questo segnamento è la prima volta che lo vediamo. No, il doppio or l'abbiamo visto quando abbiamo fatto gli or niente della prima lezione. Però a livello non. Ah, ok. Cosa fa questo? Dice vals è uguale a vals, ma vals era tipo se è undefined, allora è uguale a vals. È un'abbreviazione anche questa, però è molto carina. Sì, è abbreviata per quello. Esatto. Adesso possiamo chiamare il nostro setta tranquillamente, perché io posso scrivere Batman setta aperta graffa, perché prendo un oggetto, può volare a true. Adesso chiaramente Batman non può volare, ma per farci capire. Ok? Cosa succede? Che se io adesso guardo Batman, abbiamo può volare a true, settato a true. Ok? Lo chiamo anche qua per farvi lasciare una sintassi. Ah no, c'è già scritto Batman setta può volare, perfetto. Ok, anche qui manca il solito punto e virgola. Bene.